Bentornati su TC News, il notiziario settimanale di The Crisis di cui non sentivate il bisogno. Io sono Edgar e con la mia voce nasale oggi vi annoierò parlandovi delle news più importanti della settimana. Sono iniziate lunedì ufficialmente le riprese di Spectre, il 24esimo capitolo della saga di James Bond, con Daniel Craig nei panni di 007. Confermati nel cast Naomi Harris, Ralph Fiennes e Ben Whishaw. Le new entry saranno Christoph Waltz, Andrew Scott, Monica Bellucci nazionale, Dave Bautista e Lea Seydoux. Fermate subito la diffusione del film del terrorismo perché potrebbe causare la guerra. Con queste parole, gli hacker che hanno attaccato recentemente la Sony hanno minacciato la compagnia. Il film che potrebbe scatenare il prossimo conflitto mondiale a base di bombe atomiche a riso è una pellicola di prossima uscita della coppia Franco-Rogen, intitolato The Interview. La trama infatti seguirà le vicende di un conduttore televisivo e del suo produttore che vengono assoldati dalla CIA per uccidere Kim Jong-un con la scusa di un'intervista. Jason Momoa vuole un film su Aquaman diretto da Zack Snyder. Contento lui. Di pagliacci incazzati ne abbiamo già visto uno quest'anno, ma pare che Hollywood non basti mai. L'estate prossima, infatti, verrà girato il nuovo adattamento di It. Il produttore Dan Lin ha rivelato che, data la mole del libro, vorrebbe dividere il film in due parti. Strano, non capita mai. Vedremo mai Spider-Man e Capitan America assieme? Ora non ci è dato saperlo, ma stando alle notizie diffuse da Leak Sony, pare che la compagnia abbia preso veramente in considerazione questo particolare, contattando Kevin Feige della Marvel per un eventuale accordo sullo sfruttamento del personaggio, inserendolo probabilmente in Capitan America Civil War, il terzo capitolo della saga dedicata all'eroe delle strisce. E ultimo ma non ultimo, Amy Pascal, presidente della Sony Motion Picture, si sarebbe rivolta addirittura a Sam Raimi in persona per cercare di risollevare le sorti del franchise dell'Uomo Ragno. Per questa settimana è tutto, vi ringraziamo di averci seguito, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!